Tennis, bando ok per il circolo San Isidoro di Leggino, erogati fondi per 55.000 euro. È arrivata in settimana una splendida notizia per il Tennis Club San Isidoro di Leggino. Il 25 luglio il presidente del CONI, Giovanni Malagò, il ministro per lo sport, Luca Lotti, e il presidente dell'ANCI, Antonio De Caro hanno partecipato alla firma della convenzione per l'erogazione delle risorse, legate al Fondo Sport e Periferie MENA ai primi 32 progetti, per i quali i comuni proponenti hanno concluso l'iter procedurale. L'ASD San Isidoro è stata una delle associazioni sportive capaci di vincere il bando, ed il presidente Matteo Calabria, accompagnato dalla consigliera Roberta Polimeni, ha firmato martedì un accordo con il CONI per realizzare presso la struttura sita a Savona in via Pietragrossa una seconda copertura con pallone presso statico ed un importante intervento per la ristrutturazione della clubhouse, con un investimento totale da parte del CONI di circa 55.000 euro. L'associazione ASD Sant'Isidoro, nata a Savona nel 2013, oggi con circa 120 soci, promuove nell'impianto attività sportive agonistiche e non agonistiche, nell'intento di rimuovere gli squilibri economico-sociali ed incrementare la vivibilità e la sicurezza della città, con una specifica sensibilità per i più deboli e per i minori, affinché tutti possano accedere e usufruire delle aree sportive. La scuola tennis dell'ASD, riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis e dal CONI, conta 45 bambini e ragazzi di età dai 5 ai 18 anni, suddivisi in gruppi in base alle competenze acquisite, tra cui sono presenti alcuni ragazzi con disabilità che, al fine di favorirne l'integrazione, sono stati volutamente inseriti in un contesto paritario con altri coetanei. L'intervento sovvenzionato dal CONI darà un nuovo impulso alla crescita ed al miglioramento della proposta formativa e sociale dell'associazione, e all'attività agonistica giovanile. Ovviamente molto soddisfatti il presidente Calabria ed il direttore della scuola tennis Dionisio Poggi, maestro del TC Finale, che da un anno dirige anche la scuola tennis del Circolo Savonese. Abbiamo proposto un progetto molto dettagliato ed ambizioso, ed è motivo di enorme orgoglio essere riusciti ad ottenere una somma così importante direttamente dal CONI per il miglioramento della nostra struttura. Questo ci permetterà di fare ulteriormente crescere la nostra scuola tennis, con la possibilità di proporre ai nostri giovani atleti allenamenti sempre al coperto e programmi agonistici più dettagliati.